Qualche giorno fa, armato di telefono, assa da selfie e le mie AirPods, ho deciso di percorrere una vecchia strada, ovvero la Cavendish Road, una strada che è stata protagonista di una delle più cruente battaglie della Seconda Guerra Mondiale, ovvero la Terza Battaglia di Cassino. Questa strada fu costruita nel marzo del 1944 da ingegneri neozelandesi e indiani che avevano ampliato una mulattiera dove gli americani avevano i loro approvvigionamenti sulle posizioni nella zona adiacente Monte Cassino. Prima di lasciarvi al video, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, lasciare un mi piace e di seguirmi anche su Instagram, TikTok e Twitch. Adesso vi lascio al video. Partiti dalla frazione di Caira, partiamo e ci incamminiamo con delle scarpe non del tutto consone alla camminata, con la presenza di piccole pietre che potrebbero far male ai piedi. Si parte fiancheggiando il Vallone del Dente fino a raggiungere la Valle del Pozzo di Alvito, situata sul lato settentrionale dell'abbazia. Seguendo le bandiere polacche che indicano la strada da percorrere, la prima tappa è quella del deposito di munizioni. Fino al maggio del 1944, in questo posto si trovava un deposito di munizioni. Alle ore 16 del giorno in cui sopra le macerie del monastero sventolavano già le bandiere polacche e britanniche, l'artiglieria tedesca iniziò a sparare verso quest'area. Alcuni proiettili colpirono il deposito delle munizioni per i mortai. L'esplosione fu talmente forte che spazzò via tutto nel raggio di 40 metri. All'inizio fu stabilito che erano morti 19 sminatori polacchi, però uno di loro, Anthony Nochny, sopravvisse. Il violento spostamento d'aria lo buttò sulle postazioni... Nochny! Sulle postazioni vicine dei mortai britannici. Lì lo trovarono gli inglesi. Continuando il percorso verso l'Albaneta, capisci che quando sei l'unico uomo in un gruppo di tre, arriverà quel fatidico momento in cui sarai lasciato solo, venendo escluso dalle loro discussioni. Ed è proprio in quel momento che riecheggia un solo pensiero in testa. Voglio una birra. Continuando a seguire le bandiere, scorgendo scorci bellissimi, ci imbattiamo in un cartello che ci spiega che il nome Cavendish Road è stato dato dal tenente Edward Ernest, dandole il nome della via dove era nato. Ma occhio a fare bene le foto del cartello, che è un attimo che si finisce giù. Nel mentre siamo arrivati alla Terra Rossa, manca sempre meno l'Albaneta e il pensiero che avevo prima si fa sempre più pressante. Sì, ci vorrebbe una birra. Continuando ad osservare la natura circostante e incontrando un pezzo di muro che continuo ad ipotizzare servisse per le esecuzioni, lascio una mia appagata osservazione sul percorso che stiamo facendo. Madonna però, Cioè, essendo una strada che viene visitata spesso, qualche miglioramento per... Se fosse migliorata, non ci vedrebbe nessuno. Ma chi l'ha detto? Ma l'avventura di che? Mi si stanno distruggendo i polpacci! E niente, nonostante i polpacci distrutti e una visione edilizia che non cagherebbe mai nessuno, bisogna continuare a camminare in direzione carro armato. Arriviamo finalmente alla zona del carro armato, ultima tappa prima di quell'ambita birra tanto desiderata. Il carro armato americano, nonostante fosse apposta una bandiera polacca, e ovviamente ho scelto lui per immortalare l'immagine di copertina di questa giornata, anche se la discesa è stata tutt'altro che facile. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua! L'ultima tappa di questo viaggio prima del ritorno è l'Albaneta al birrificio Monte Cassino. Veniamo subito accolti da mucche e pecore, ci accomodiamo al tavolo numero 11 e prendiamo tre birre, una cheesecake e un tiramisù, meritatissimo dopo una camminata del genere. Non siamo entrati all'interno del birrificio, ma ci siamo fermati qui, dove potete acquistare anche la loro birra che vi lascio in descrizione. Un ottimo luogo dove riposarsi e continuare in direzione Obelisco e Abbazia, oppure tornare indietro, come abbiamo fatto noi. Dopo aver mangiato, chiacchierato e preso un po' di sole, torniamo indietro. Si dice che la via di ritorno sia sempre più breve, ma nonostante la natura sia sempre bellissima, ricordatevi che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Cado, cado. Va bene. Vostra. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che se volete potete iscrivervi e lasciare un like per nuove avventure. Io intanto rientro al paesello con una sola idea in mente. Buona quella birra.
ne farei un'altra. Ora.